Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a fare il bagno? Ragazzi, oggi niente moto, ho portato Teddy a fare una passeggiata, siamo in quello che dovrebbe essere un fiume, visto il caldo è secchissimo, tanto lui è un po' d'acqua, adesso l'ha trovata, così colgo anche l'occasione per farvi conoscere il mio fedele amico Teddy. Qua si può dire che c'è quasi sempre l'acqua, però visto il caldo di questi giorni, di quest'ultimo periodo, si è asciugato tutto. E lui è così, queste sono le sue passeggiate. Questo che vedete qua davanti è tutto il lato del fiume. Teddy, non ce n'è acqua. Eccolo lì. Questo video qua è anche un po' così, un po' come fare quattro chiacchiere in amicizia. E più che altro ci tenevo anche per sfatare un po' il mito che purtroppo troppa gente ha dei principi e dei brutti pensieri su certe razze di cane, però io sostengo sempre che tanto lui sta facendo casino a livelli storici. Io sostengo sempre, come vi dicevo, che non esistono razze cattive, razze pericolose e quant'altro. Esiste semplicemente la volontà, la voglia e la passione che uno ci mette per addestrare, per insegnare al proprio cane ad avere un rapporto sia con le persone che con gli altri cani, un rapporto civile. È logico che, essendo animali, possano avere un essere più propensi magari a essere aggressivi, cose varie, anche perché dipende dalle razze, molte volte sono dominanti, però basta insegnargli fin da quando è cucciolo come andare in giro, come sgridandolo quando ce n'è bisogno, queste cose qua, e il cane alla fine non sarà mai cattivo. Però purtroppo il pregiudizio della gente è sempre quello, perché tante volte mi fermano e mi dicono: ah, ma questa qua è la razza quella cattiva. No, non è una razza cattiva, è che la gente ormai si è fissata su questa cosa. Poi infatti, come lo conoscono, tutti: ah, ma che bravo, ma che dolce, perché è tutta questione di abitudine, di averlo insegnato fin da quando era cucciolo, averci perso del tempo, starci dietro e tutte queste cose qua. Io penso che sia alla base di una buona educazione del cane. No, 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 io non ci voglio credere. No, non ci posso credere. Ora ti spiegami dove ti sei infilato. Bu. Andiamo. Proprio curioso di vedere come lo porto a casa. Teddy, sembra una cosa normale? Eh? Cosa ci vogliamo fare così?
No, raga, se con questo caldo gli si asciuga addosso tutto il fango che ha, lo porto a casa che è praticamente imbalsamato. Cioè, c'ha due dita di fango addosso. E il bello è che è così tutte le volte che lo porto a fare un giro. Come lo perdo di vista un attimo, trum, fango, acqua, estate, inverno che sia. Tanto non so dove ha deciso di andare adesso. Il bello di farsi portare da lui è che si scoprono sempre delle cose strane. Guardate cosa abbiamo trovato in mezzo al bosco. Adesso ve la faccio vedere meglio. Poi vabbè, come penso che ormai già lo sappiate tutti, oltre la moto, un'altra mia grande passione è quella dei luoghi abbandonati, delle cose abbandonate come può essere questa qui. E ce l'ho sempre avuta fin da quando ero bambino e sono sempre andato alla ricerca di posti strani, di oggetti strani, come mi piace anche averli a casa, queste cose qua, sistemarli, ristrutturarli, però lasciandoli sempre, diciamo, nel loro più originali possibili. Cioè non sono uno di quelli che vuol fare le ristrutturazioni fatte come se il mezzo fosse nuovo, cioè mi piace tenerlo con i suoi segni addosso, queste cose qua. Tanto ogni tanto arriva, vediamo quanto tempo ci mette prima di stancarsi. Secondo me mi stanco prima io che lui, anche perché non so quanti gradi ci possano essere oggi, ma si scoppia. E a lui pare non fregargliene niente, anche perché tanto poi si va a infilare dentro l'acqua. Teddy, cosa hai trovato? Vieni, saluta un po', fatti un po' vedere. Io lo so dove sta andando il furbo, Sta cercando di andare di nuovo dove si è infilato nel fango. Ma tu dimmi una cosa, Teddy, pensi di salire in macchina conciato così? Sa tanto di sì. Tanto guardate che posto spettacolare. Comunque ragazzi, la passeggiata l'abbiamo finita. Ora c'è solo un obiettivo principale, che è quello di trovare una fontana e poterlo lavare prima di portarlo a casa. E mi sa che è una missione impossibile. Metto alla ricerca e ci vediamo fra poco. E niente raga, avete visto, anche la fontana siamo riusciti a trovarla, è stata una bella lavata, anche perché era veramente indecente, forse indecente ancora poco. Nulla, questa qua generalmente sono le nostre giornate quando lo porto in giro. Tutti i giorni si sporca, tutte le volte fa quel casino, come avete visto, quando è contento. Diciamo che
È andata come tutti i giorni, però come sempre ogni giorno con lui è sempre uno spettacolo. Quindi niente, questo video qua spero vi sia piaciuto, magari può essere stata anche un'occasione per farvi conoscere il mio cane. E come razza è uno Staffordshire Bull Terrier, deve fare 5 anni a ottobre, e quindi diciamo che ormai è sviluppato, però ha sempre voglia di giocare, è sempre iperattivo. Guarda proprio ora. Cosa ci vogliamo fare? È così. Niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Vai, andiamo.